Si è svolto al Centro Incontri della Regione Piemonte il convegno La vocazione internazionale del Piemonte e di Torino, organizzato dal Consiglio regionale con l'Ordine dei giornalisti del Piemonte e l'International Training Center dell'ILO. I rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, con sede a Torino, hanno illustrato gli scopi e le attività dei rispettivi enti a un pubblico di giornalisti, autorità ed esponenti del mondo della cultura e delle professioni. Le amministrazioni locali hanno giocato dei ruoli molto importanti, questo è il punto su cui io vorrei insistere, perché sono stati in qualche modo loro i veri artefici, naturalmente, creando intorno una rete forte di interessi, di sollecitazioni e di partecipazioni a questo sforzo appunto di apertura di Torino. Torino, città che ha sempre lamentato la sua marginalità, ha sempre lamentato appunto il fatto di essere una città che non veniva conosciuta e quindi riconosciuta, ecco. Questi sono sostanzialmente i punti su cui vorrei insistere. Un centro internazionale di formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha sempre dato un'importanza notevole alla città di Torino e anche alla regione Piemonte. L'internazionalizzazione della città è ormai un fatto acquisito e quindi dobbiamo cercare di sviluppare sempre di più la qualità dei corsi che vengono dati dal nostro centro. Noi abbiamo partecipanti che vengono da tutte parti del mondo. Siamo un'organizzazione che rappresenta 185 paesi e praticamente tutti i 185 hanno mandato i loro delegati costituenti a formarsi qui a Torino. E il bello di tutto questo è quando si gira per il mondo, si rincontrano questi studenti, questi partecipanti ai corsi che mantengono sempre viva questa loro esperienza torinese. E quindi voglio dire che la città si è aperta al mondo e il mondo si è aperto a questa città. Quindi è davvero una splendida alleanza fra il territorio e la internazionalizzazione.